riesco a sistemare meglio. Eccoci qua, buonasera e bentrovati di nuovo a questa nuova puntata, la numero 10 del Salotto Culturale di Palm, dove questa sera presenteremo però purtroppo solo un libro, perché l'altro ospite che deve essere con noi non ci può essere per i suoi impegni. Ringrazio come sempre tutti gli ospiti che abbiamo avuto nelle puntate precedenti e coloro che verranno nelle successive. Se nel frattempo lo diciamo già, se c'è chi vuole fare delle domande alla nostra ospite che tra poco Lidia ci presenterà e ci dirà chi è il libro che presenta, scrivetele pure che le leggiamo. Prima di iniziare però la serata, apro come sempre la solita parentesi doverosa che tanto ormai tutti quanti chi ci sta seguendo conoscerà sicuramente a memoria, per dirvi che la nostra ospite che è qui questa sera, prima di venire qua in diretta, ha ricevuto le scorse settimane sia la locandina che la liberatoria. Senza la liberatoria non si può venire in diretta. Tutto questo perché tempo fa è successo che un tizio mi ha accusato di varie cose che non sono stati piacevoli. E soprattutto anche le mie amiche ha messo in mezzo ingiustamente e siamo dovuti arrivare alla polizia postale, perché io lo ricordo sempre all'infinito, tutto quello che facciamo lo facciamo gratuitamente, impiegando del nostro tempo, privandoci magari di cose che vogliamo fare e quindi non si è comportato bene. Detto ciò, chiuso questa parentesi subito e lascio la parola a Lidia per introdurre la nostra ospite. Quindi a te, Grazie. Lidia. Grazie, buonasera anche da parte mia, sono Lidia Borghi Sagone. Stasera vi presento una persona che stimo molto, che è anche la capo editor delle Mezzelane Casa Editrice. Io sono un editor, quindi 2 più 2 ogni tanto fa anche 4. Si chiama Maria Grazia Beltrami e questa sera ci presenta un libro succulento, cioè c'ho già la bava alla bocca. Allora, La cucina di Ombra Luce. Primi piatti velocissimi, ma proprio di quelli che no, ce lo spiega lei. Eccolo qui. Sì. Allora, Maria Grazia, dici qualcosa di te all'inizio. Allora, io sono una mangiatrice professionista. Come si può vedere, sono golosa nel senso che non sono golosa non nel senso che mi caccio giù qualsiasi cosa. Mi piace mangiare. Mi piace mangiare bene e siccome la mia formazione, anche se adesso mi occupo appunto di letteratura, la mia formazione è quella di essere un chimico, io ho imparato a cucinare fondamentalmente grazie al mio professore di chimica delle superiori, il quale diceva: se non siete capaci di farvi un piatto di spaghetti, è perfettamente inutile che cerchiate di fare delle reazioni chimiche in laboratorio. Perché mia mamma insomma non è una grande amante della cucina, no? Quindi in casa mia c'è sempre stata una cucina un po' di sopravvivenza. E quindi la trasformazione degli alimenti, che è appunto una serie di reazioni chimiche, mi ha sempre incuriosito e quindi il preparare i piatti per me è anche una maniera per scoprire come le cose, i vari ingredienti interagiscono tra di loro. Come cambiano i sapori, eccetera, eccetera. Insomma, diversi anni fa cominciai a scrivere un blog di cucina, fondamentalmente perché mi servisse da ricettario, quindi da promemoria per le ricette che provavo. E poi questo qualche anno fa si intersecò con richieste da parte di amici che dicevano: sì, vabbè, cucinare, però ci vuole tempo, noi ci abbiamo soltanto poche mezz'orette di pausa pranzo, insomma, così, non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, non siamo capaci. E erano un po' gli anni in cui cominciavano a comparire i primi piatti surgelati, cominciavano a comparire quelle strane buste. Adesso, sinceramente, sono migliorati di qualità questi prodotti, però all'inizio erano veramente ignobili. E quindi io mi misi d'impegno a cercare di creare delle ricette che avessero una caratteristica, cioè dal momento in cui si mette su l'acqua per la pasta a quando la pasta è cotta, anche il condimento della pasta è pronto. Quindi si tratta di primi piatti fondamentalmente abbastanza bilanciati, quindi che possono diventare facilmente dei piatti unici, quindi anche con un occhio oltre al gusto anche al contenuto di nutrienti e con ingredienti tutto sommato facili. Insomma, qui nel librettino, questo qui, ho raccolto una settantina di ricette che sono divise in vari filoni, perché chiaramente c'è chi ama la carne, chi ama il pesce, chi è vegetariano.
e Compagnia Bella, quindi le ricette le ho abbastanza divise in settori e ci ho aggiunto anche un po' di trucchetti che col passare del tempo ho studiato per velocizzare la cucina, perché insomma a me piace molto cucinare, di solito sabato e domenica li dedico alla cucina, però non è che tutti i giorni io ci abbia tutto questo tempo di cucinare, no? Quindi diciamo che queste ricette le ho preparate perché mi sono state chieste, ma le ho anche preparate per me, perché comunque fondamentalmente, appunto, come dicevo, sono sul mio blog, che è il mio ricettario di cucina. Devo dire che poi questo libercolo ha avuto diversi anni di gestazione, perché io ho cominciato a raccoglierlo, poi alla fine, a un certo punto, già alcuni anni fa, 3 o 4 anni fa, l'avevo dato a Rita. Rita Angelelli, il nostro direttore editoriale con cui abbiamo un grosso rapporto di amicizia, che mi aveva promesso di illustrarlo, di fargli dei disegnetti simpatici, insomma, perché poi io sono una pessima fotografa, quindi non mi metto sicuramente a fotografare i piatti, che è un lavoro veramente difficile. Siccome anche lei da fare ce n'ha tanto, il libro è rimasto lì per 2 o 3 anni, finché questa primavera gli ho detto, dovevamo andare a Torino, gli ho detto, ma per favore mi illustri il libro così ce lo portiamo a Torino. E quindi nel libro ci sono i disegni che ha fatto lei, ve ne faccio vedere qualcuno, giusto per, ecco, per esempio, questo, si vede? C'è un Un gambero, po' più in alto che sì, là si vede. aspetta che ne cerco un altro, qui c'è un broccolo, ma quindi disegnetti simpatici che accompagnino il libro. E insomma, questo fondamentalmente è quanto, no? Le ricette hanno questa caratteristica, sono state tutte provate, quindi possono essere fatte a occhi chiusi, non c'è, a parte il discorso del sale, che è un discorso personale, possono essere eseguite senza timore di sbagliare. E basta, insomma, non c'è molto da dire sul libro di cucina, se non che appunto. Io mi sono divertita a raccogliere le ricette, adesso sto raccogliendone altre per un futuro libro che non ho ancora ben capito in che direzione deve andare. Perché, ma per un semplice motivo, quando ho scritto questo libro qua, vivevo in Italia, poi mi sono trasferita in Germania e qui ho scoperto molte cose che in Italia ancora non si trovavano. Adesso so che si trovano, insomma, tipo bulgur, tipo altre cose. Ma quando io sono andata via dall'Italia, veramente o uno era appassionato di cucina etnica o queste cose non si trovavano. Io mi sono accostata alla cucina etnica fondamentalmente da quando sono qua, proprio perché allora era quasi impossibile trovare prodotti italiani. Adesso la cosa è completamente diversa, nel senso che per dire, io stasera ho cenato a mozzarella di bufala, quindi. Però appunto mi sono accostata alla cucina etnica che all'epoca, 10 anni fa, non conoscevo, e quindi ho un paio di cose che mi girano nella testa, uno che è praticamente una raccolta di ricette di piatti unici, però basati più non sulla pasta. E un'altra cosa che invece sfrutti i cereali, tipo appunto bulgur, riso e cose di questo genere, ma insomma ci vorrà del tempo. Tutto qui, non c'è molto Ok. altro da dire su questo libro, se non so, accattatavilla e provatevi le ricette, ecco, fondamentalmente. Cosa Devo volete? dire. Devo dire che chi l'ha preso, ho sentito anche tra i nostri colleghi autori, editor, così, che chi l'ha preso ci sta divertendo. Io confermo perché alcune ricette le ho provate e mi sono molto molto piaciute, eh. Ecco, no, però poi Soprattutto sono. mi ha incuriosito proprio quando l'ho iniziata a leggere, la pasta veloce del prof, mi ricordo sto nome. La pasta veloce del prof ha una genesi particolare, perché. Io sono stata sposata con un professore che purtroppo è deceduto ed era un grandissimo cuoco, figlio di uno chef oltretutto, quindi quella è una sua ricetta. Ah, no, perché l'ho provata a fare sia io che Adele, che poco fa ha scritto pure lei.
ci fai complimenti per la buona Io. dieta, che lo rimettiamo come commento, che la salutiamo anche noi. L'ho provato a fare e è piaciuta sia a me che a lei. Oppure Sì. un'altra mi ha incuriosito molto, i fusilli col funghi, col curry pure. Una cosa Sì. particolare, molto fantasiosa, gustosa. Sì, le ricette sono tutte ricette che, a parte quella lì che dicevi, la pasta presa il prof, che era la tipica pasta di arrivo, perché io all'epoca arrivavo a casa dopo di lui dal lavoro, arrivo in 10 minuti, e quindi quella era la pasta. Però, ecco, sono tutte comunque ricette che sono nate appunto dall'esigenza di mettere insieme ingredienti semplici, veloci da preparare e che fossero nutrizionalmente bilanciate, no? Quindi alla fine ci aggiungi, che ne so, un'insalata, un frutto e hai fatto pasto, insomma, hai fatto pranzo. Sì, infatti, anche perché veramente, come hai detto te appunto, le ricette sono piatti velocissimi, infatti ci vuole pochissimo proprio, 10-15 minuti con pochi ingredienti, la pasta al tempo che bolle, o il riso, quello che è, si cucina subito. Sì, infatti. Lo scopo è Se... proprio quello, perché se uno pensa, se deve prendere la busta di pasta surgelata, ora che l'ha cucinata a dovere, passa lo stesso tempo alla fine, non è che ci Sì. voglia. Ti senti più vegetariana o più carnivora, visto che ci sono Io primi di sono carne, di verdure? allora, dentro di me, adesso Lidia mi sviene, io sono una carnivora. Io amo moltissimo la carne. Capisco. Chiaramente non è una cosa che, soprattutto poi considerato che ormai il primo pelo l'ho perso da un pezzo, non è una cosa che puoi mangiare tutti i giorni, soprattutto la carne rossa. Quindi diciamo che tendenzialmente cerco di limitare a una volta alla settimana, poi ci metto magari qualcosina di carne bianca, del pesce, delle giornate in cui non c'è carne, e quindi insomma cerco di equilibrare anche lì, però devo dire la verità, io amo molto la carne, mi piace tanto tutta la carne, poi io sono ecumenica da questo punto di vista, non è che dico questo sì, questo no, le interiora, non le interiora, io mangio tutto. E mangio tutto in tutti i sensi, no? Nel senso non soltanto quando si parla di carne, io mangio veramente tutto. Il mio unico limite è la mia allergia all'alcol e all'alcol etilico e all'acido acetico, quindi io non bevo vino e non cucino con l'alcol. Infatti vedrete nelle ricette c'è sempre dove potrebbe capitare, dove avete il succo di limone, se vi piace l'aceto potete utilizzare l'aceto. Perché io non lo posso utilizzare, sono allergicissima, vado in shock anafilattico, di conseguenza l'aceto in casa mia non esiste. Però appunto per il resto, ecco, un'altra cosa che ha fatto sì che, adesso lasciando perdere un attimo il discorso del librino di cucina, che mi porta a cucinare è anche proprio il fatto che io sono curiosa di tutto. Quindi non esiste che io a priori dica questo non mi piace. Io devo assaggiare. E poi posso dire non mi è piaciuto, oppure lo farei in un altro modo, ma io veramente mangio qualsiasi cosa. Pesce, Quindi carne. finché fai qualche ricetta, spizzichi pure per sentire come viene, per Beh, dosare gli ingredienti. quello è indispensabile, nel senso che, allora, io anni fa avevo frequentato, per motivi sono lunghi da spiegare, insomma, avevo frequentato gli Hare Krishna, che vicino abitavo a Bergamo e c'era un villaggio Hare Krishna dove andavamo spesso perché comunque era un ottimo posto dove portare mio figlio piccolo che potesse giocare e scatenarsi senza finire in mezzo alla strada, fondamentalmente. E lì ho imparato a cucinare vegetariano da loro, e loro non assaggiano per motivi religiosi. Quindi ho imparato a dosare anche senza assaggiare, però in realtà un piatto finito va sempre assaggiato e un ingrediente nuovo va assaggiato in purezza, perché così puoi capire che cosa ci sta insieme, puoi intuire come cambia cucendolo, se è meglio cuocerlo, se è meglio usarlo crudo. Però ecco sì, cioè, diciamo, esiste la possibilità di cucinare senza assaggiare, ma ecco, a meno che uno appunto non lo faccia per motivi religiosi, lo sconsiglio vivamente, insomma, sì. Capito.
se ti ricordi quando eravamo a Torino, hai detto una cosa che mi ha, a parte che mi ha fatto molto ridere, però è vera, dice io mangio come un orso. Sì, è vero, io mangio come un orso. Bellissimo. No, no, ma cioè, perché poi io c'ho il tecnico, no? Il mio famoso vicino di destra, come dico sempre, perché adesso io sono alla sua scrivania e lui è alla mia scrivania, ma la mia scrivania è una scrivania doppia, dove ci sono due postazioni e quindi lui sta lì alla mia destra. E lui è un coso. Più o meno così, no? E che però mangia come se non ci fosse un domani. Quindi no, siamo tutti e due dotati di un appetito straordinario. Cioè, noi per dire la settimana scorsa ci siamo fatti fuori 42 tigelle in due, con il corredo di affettati, e siccome ero stata in Italia qualche giorno perché ho mia mamma molto anziana, insomma, devo andare ogni tanto a vedere di lei, mi ero portata a casa tra salame, mortadella, prosciutto crudo, eccetera, eccetera, e mi ha portato a casa 8 etti di affettati. Ce li siamo mangiati tutti. E poi ci abbiamo aggiunto anche del formaggio e pure il dolce. Il Poi non vino. è. Il vino. Io non Per bevo, lui. lui sì, lui sì, Per lui sì. lui. Ma in realtà cerchiamo di fare queste schifezze, diciamo così, perché hanno questo è il nome giusto, solo durante il fine settimana. Durante il fine settimana cerchiamo disperatamente di stare a dieta e seguiamo una dieta che in teoria è abbastanza rigida, perché sono circa 800 calorie al giorno. Poi però capita che vai a fare una passeggiata, torni con una fame che non ci E vedi più. E quindi. si divora tutto, di E tutto e di più. calorie. Arrivederci e grazie. No, 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 cioè io veramente. Io, a me piace mangiare. E la mia non è fame di nervoso, cioè non sono quella che va di notte a aprire il frigorifero, assolutamente. E neanche mangio tanto fuori pasto. Magari sì, mangi il pezzetto di pane o il cioccolatino, ma è poca roba. Cioè, io proprio il pasto. Il pasto per me è fondamentale. Capito. E quando eravamo a Torino non ti ci facevo così mangiatrice perché quando siamo stati quella sera a cena Allora, insieme. quando sono in quelle situazioni lì, tipo Torino, per esempio, io a Torino non mangio, mangio solo la sera perché. Capito. La pesante, se devo fare queste cose tipo le presentazioni così, è quando tu devi parlare molto, se hai lo stomaco ingombro, viene su e ti dà fastidio. Se devi, Capito. cioè, siccome appunto la mia non è una fame di tipo nervoso, la posso governare, no? Sì. Quindi so quali sono le situazioni in cui non mangiare. Io non, a Torino veramente mangio solo, faccio colazione la mattina e mangio solo la sera. A Francoforte, per esempio, non è stata così perché non avendo presentazioni, eravamo in giro tutto il giorno a vedere gli stand, eccetera, eccetera, quindi ci andavamo sempre a mangiare qualcosa anche a pranzo. Ma a Torino la situazione è completamente diversa. Se dovessi Capito. mangiare il pomeriggio non sarei più buona a niente. Capito. Infatti ho visto quando è andata a Francoforte tu e Rita, sempre cose da mangiare, tutto Beh, quanto, le foto che ma postavate. Francoforte è stata veramente un'esperienza incredibile. Mi spiace che Rita non ci sia stasera, perché La veramente lei proprio. salutiamo poi perché non sta molto bene. Ti Eh mandiamo i no, saluti se ci insomma, sta infatti, guardando, infatti. Rita purtroppo è tornata da Francoforte che era veramente uno straccio. E non è che stesse molto bene neanche quando ci è arrivata a Francoforte, ecco. Però è stata veramente un'esperienza incredibile quella di Francoforte. Io non me l'aspettavo. Devo dire che ci ha insegnato sull'editoria tantissimo l'esperienza di Francoforte. E quindi sì, io spero che riusciremo a ripeterla quest'anno perché è un'esperienza veramente costosa. Speriamo di ripeterla l'anno prossimo. Però, cioè, per un editore credo sia fondamentale, insomma. Cioè, noi l'abbiamo vissuta proprio a livello di serendipity, ci siamo andati in giro, ci siamo guardati tutto quello che ci potevamo guardare, ed è un, cioè, hai lì il mondo
il mondo editoriale, ma il mondo in generale, e dici, oh, che bella questa cosa, che bella questa idea, perché non facciamo? Poi dopo, come succede sempre, insomma, alla fine ci sono più idee che tempo per portarle avanti, però è stata veramente un'esperienza indimenticabile. Capito. Mi fa tanto Lidia, piacere, guarda. eh? Sì, no, Vuoi dicevo, chiedere qualcosa a te? mi fa tanto piacere questa cosa di Francoforte, vi vedevo proprio, Sì, guarda. mi mordevo le mani perché dicevo, porca miseria, vorrei essere lì, però, Ah, vabbè. guarda, il giorno che diventiamo ricchi andiamo tutti insieme. Volentieri. Francoforte. Volentieri. Allora, ho una domanda di rito che però vorrei modificare un pochettino. Qual è stato il fulmine che ha acceso la passione per la scrittura in te? Non posso dire la scintilla, per te è un fulmine, secondo me. No, 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 in realtà no, perché allora io, come sapete tutti, io sono un chimico, no? Però avevo deciso di fare il chimico a 6 anni. Cioè, io a 6 anni ho detto io farò il chimico. Però ho sempre avuto un'enorme passione per la lettura, per la scrittura, per la letteratura. Io ho cominciato a leggere e scrivere a 3 anni con il mitico maestro Manzi. E siccome in casa mia non esistevano i libri per bambini, per il semplice motivo che quando io ho cominciato a leggere ero troppo piccola e io sono nata nel 1960, non c'era ancora questa cultura del libro per bambini. Quindi io il primo libro che mi sono letta beatamente a 3 anni è stato 20.000 leghe sottomarine in edizione integrale. Bellissimo. Bellissimo. E poi ho sempre letto, scritto, eccetera, eccetera. Adesso non scrivo più, ma è fondamentalmente una questione di pigrizia, perché ho un sacco di idee e poi le cose di mettermi lì a scriverle, non... cioè ci vorrebbe qualcosa che le pigli direttamente dal cervello, ma non l'hanno ancora inventato. Capito. Quindi sì, non è stato un colpo di fulmine, sono due cose che sono andate in parallelo, la passione per la chimica e la passione per la letteratura. Ma la passione per la letteratura, tutto sommato, la vivevo come una cosa personale. Cioè, era una cosa per me, non era una cosa che poi doveva diventare un lavoro o qualcosa di questo genere. Anche se, per esempio, quando ancora lavoravo come progettista di impianti chimici, mi è capitato di pubblicare qualche racconto di fantascienza, poi su qualche rivistina locale di scrivere qualche, perché io poi ho una penna un po' satirica, quindi di scrivere qualche racconto umoristico o qualche resoconto di eventi in maniera umoristica, ma erano cose un po' così. Poi per una scommessa, sempre col famoso professore, col mio secondo marito, sono andata a fare un corso di scrittura creativa, perché lui sosteneva che non serviva a niente. E io dicevo, non lo so, potrebbero anche servire. Ed è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto, perché sono finita, il corso era organizzato dalla KV di Udine, che è una piccola casa editrice specializzata in storie locali, eccetera, eccetera. E l'insegnante era Marina Giovannelli. Marina Giovannelli è una poetessa, all'epoca era la moglie, adesso la vedova, di Tito Maniacco, che è un poeta molto famoso, poeta e pittore molto famoso in Friuli, e lei è di una bravura straordinaria, perché il suo metodo di insegnamento della scrittura creativa credo sia unico, perché praticamente, cioè io sento un po' quello che raccontano di altri corsi di scrittura creativa, la creazione del personaggio e l'ambientazione, la descrizione. Cioè, lei faceva andare molto ruota libera e ci metteva pezzi di letteratura davanti e ogni volta bisognava preparare degli elaborati sfruttando per esempio lo stile di vari autori, molta analisi del testo. E così, insomma, il corso è stato piuttosto intensivo perché erano 3 volte alla settimana, è durato 2 mesi, erano 3-4 ore per volta, quindi è un corso piuttosto massiccio. E praticamente alla fine del corso, vabbè, abbiamo pubblicato una piccola antologia con i racconti che abbiamo scritti noi, ma io a un certo punto ho detto a Marina: ma perché
tutti gli altri elaborati. Tenete conto che in quel corso lì erano 23 persone, io ero l'unica che non faceva l'insegnante di lettere. Dico, a tutti gli altri gli correggi i testi, a me me li mai così, fanno così schifo. Fa, no, i tuoi sono perfetti. Cosa devo correggere? Ah, dice, va bene, grazie. Però insomma, comunque questo poi unito ad alcune vicissitudini della mia vita lavorativa, insomma, che vabbè, adesso ripeto, è lungo da spiegare, hanno fatto sì che la mia direzione di lavorativa, quello che era solo un hobby, diventasse un lavoro. E tra l'altro, io appunto ho smesso di scrivere, perché poi alla fine mi sono concentrata sull'editing, cioè sul portare i testi a livello di eccellenza che secondo me i testi meritano, perché poi col discorso che abbiamo fatto con Rita quando è nata la casa editrice, ci sono persone che hanno buonissime idee, ma non hanno i mezzi perché nessuno glieli ha dati per esprimerle al meglio. Quindi il tanto lavoro che facciamo noi è un lavoro di coaching, no? Nel senso di spiegare, di insegnare agli autori attraverso le correzioni che facciamo nei loro testi, come. Però un ramo secondario del mio lavoro è quello di traduttrice, perché io ho cominciato a tradurre per caso quando facevo il mio primo lavoro, perché la maggior parte dei manuali tecnici che utilizzavamo sul lavoro erano in inglese. Io ero una delle prime persone che parlava inglese perché l'avevo cominciato a studiare da piccola e dovevo tradurre bene perché si trattava di manuali che avevano a che fare con le centrali nucleari. E quindi praticamente adesso io mi sfogo molto traducendo. Infatti, visto che l'altro libro che doveva esserci non c'è, questo qui è il mio ultimo lavoro di traduzione, che è l'antologia di fantascienza post-apocalittica. È molto sfiziosa, ci sono diversi racconti divertenti e devo dire che la traduzione mi sta dando veramente grandi, grandi soddisfazioni perché. Io sono molto critica nella lettura di libri tradotti e quindi cerco di fare tutto il possibile per evitare errori che trovo in altre traduzioni. Quindi cerco di fare traduzioni che non sembrino traduzioni, perché molto spesso quando uno legge un libro tradotto sente la struttura della lingua originale sotto ed è fastidioso. Perché le lingue sono fatte ognuna in maniera diversa. Quindi se io leggo una frase e capisco nettamente che quella frase lì è stata tradotta pedissequamente dall'inglese piuttosto che dal francese, piuttosto che dal tedesco, mi dà fastidio perché io voglio leggere in italiano, no? Quindi sto cercando di perfezionare il lavoro di traduzione proprio perché quando una persona prende in mano una mia traduzione e la goda come un testo scritto in lingua madre direttamente. È abbastanza complicata come cosa perché la lingua originale ti porta dietro, tende, infatti, per esempio, fateci caso, nelle traduzioni dell'inglese i congiuntivi scompaiono. Perché? Perché in inglese non c'è il congiuntivo. E quindi quando tu traduci, la struttura originale della lingua ti porta con sé e tu tendi a eliminare i congiuntivi, quindi poi devi tornare indietro e rimettere a posto quello che ci va, no? Adesso mi sto così, siccome mi ero un po' annoiata, le due lingue non mi bastavano, sto studiando francese. Vedremo cosa ne Bene, verrà. Andrea, vai. no, visto che appunto come che fai il lavoro di editing, di traduzione, un momento della giornata particolare che preferisci qual è? La mattina, il pomeriggio, la sera? Ma guarda, io lavoro abbastanza bene alla mattina perché sono, l'età è quella che è, insomma, quindi alla fine è la mattina, sono meno rincoglionita. Diciamo che tendo a dividere la giornata a livelli di difficoltà, nel senso che alla mattina mi dedico fondamentalmente all'editing perché sono più fresca e quindi e sto facendo un lavoro
per gli altri, no? Nel senso che devo lavorare su un testo altrui e di conseguenza cerco di essere più sveglia. Poi, diciamo, verso nel pomeriggio, insomma, comunque, magari faccio qualche rilettura di testi che ho già editato o comunque riletture di testi che mi passano gli altri editor, di conseguenza, quindi un lavoro che in teoria dovrebbe già essere fatto a un certo livello e deve soltanto essere perfezionato. Alla sera di solito mi metto lì e traduco, perché comunque vado al mio passo, non ho particolari scadenze, è una cosa che seguo, insomma, con più tranquillità, insomma, ecco. Poi Capisco. vabbè, c'ho sempre qualche mio progettino laterale e poi quando capitano arrivano le urgenze, allora lì nessuno fa farsi benedire. Invece tu proprio durante gli editing proprio fai un libro alla volta o magari anche più libri? Anche più libri, dipende dalla difficoltà del libro, perché se è un libro che mi richiede molta fatica, adesso per esempio sto editando un libro che non è scritto male assolutamente, ma è estremamente lungo e ha delle relazioni estremamente complesse. Quindi più di tanto non. A un certo punto, quando mi accorgo che mi comincia a sfuggire qualche cosa, pianto lì, perché altrimenti il lavoro diventa sciatto. E quindi poi mi dedico a qualcos'altro, perché adesso, per esempio, sto lavorando in parallelo su questo libro molto lungo, che è un libro di fantascienza che è veramente molto molto bello. Quando uscirà veramente sarà una bella soddisfazione. E che, come ho detto l'altro giorno all'autore, bambini, 500 e passa pagine ci vuole il suo tempo. Però siccome le cose lunghe non vengono mai da sole, sto sistemando un saggio che è un saggio sulla letteratura nelle canzoni di David Bowie, che sono 900 pagine. Così. Poi sto facendo una rilettura, la traduzione, poi abbiamo finito adesso con Chiara che ha tradotto un libro e io ho fatto il proofreading di questo libro. E poi a qualche altra cazzata, insomma, così in giro. Scusate, cazzo, non dovevo dirlo. No, tranquilla. Beep. Un po' di altre cose così in giro, insomma, c'è sempre un po' di robette, insomma. Il lavoro non mi manca mai, fondamentalmente. Capito. Vuoi chiedere qualcosa dell'idea? Lo so che tu c'hai un libro anche tu, ma arriverai con. C'è un libro tuo, c'è un libro di Sara, arrivano con calma, io arrivo dappertutto, però Io lo con la. dico sempre, non ho fretta, tutto il tempo che serve, anche perché, guarda, no, ma ce l'ho pronti, se ti rimando tra te e dita, mi mandate via, da quanto No, me ne manderò. se tra te e Sara mandate tutto quello che ci avete in giro, possiamo praticamente fare la casa editrice per voi. Io ti dico solo, guarda, pronti al computer, ce n'ho già 6, dita, io ne ho mandati già 5, ce n'ha dei miei. Se ce n'ho già pronti, altri poi ne sto scrivendo in collaborazione, quindi... Ce n'ho più di 10, guarda, sarà solo in collaborazione. Sì, ma io non è che posso lavorare solo per voi, ci No, sono no, cose. no, quello no, ci Anche mancherebbe. Lidia c'ha della roba indietro, e tutti No, però c'hanno della te lo roba. dico tutto sinceramente, dopo ogni tanto qualcuno me lo produco anche in self, quindi non è un problema. Andrea. No, ma No, fa bene, tanto mi ha piace essere ragione. sentito, la verità, tanto ogni tanto qualcuno me lo prodotto in self, quindi... Ma sì, Va ha bene. ragione, fa bene. Insomma, noi Va non. bene, va bene. Guardate, noi per esempio parlavamo lì a Francoforte con questo ragazzo messicano di cui poi abbiamo preso il libro da tradurre. E lui, quando ha pubblicato questo libro qualche anno fa, era tutto contento perché praticamente gliel'ha preso Penguin Random per pubblicarlo. Poi si è accorto del capestro. Perché praticamente con quel contratto lui era legato a vita, quel libro è stato pubblicato in spagnolo e lui non aveva diritto di farlo pubblicare in nessun'altra lingua, perché lui, vabbè, messicano e bilingue, messicano-inglese, però il libro è stato pubblicato per il mercato spagnolo, però lui non è che potesse andare per dire, vabbè, pubblicato in spagnolo, faccio pubblicare in italiano, no.
E insomma, praticamente ne è uscito fuori soltanto perché praticamente suo padre è un avvocato e alla fine è riuscito a rescindere il contratto, a riprendersi di lì. Quindi, insomma, cioè, tante volte uno cioè, non si rende conto, cioè, noi sinceramente, io non trovo corretto, ma lo fanno anche alcune case editrici italiane, di fare delle esclusive. Io trovo che insomma sia giusto sia per l'autore sia per la casa editrice, ti vincoli per quel libro, firmi il contratto, ti vincoli per quel libro e fine la faccenda, perché poi possono succedere un sacco di cose, è inutile mettere capestro in giro alla gente, cioè, la vita e l'editoria sono già abbastanza complicate così, perché io devo, non lo trovo giusto, insomma. Capito. Vai Lidia, chiedi qualcosa a te. Vai, vai. Allora, io ho una domanda che esula un po' da quella che facciamo di solito ad autrici e autori. Allora, qual è la cosa che ti fa più incazzare l'errore, diciamo così, di autrici e autori e ta-da, degli e dell'editor? Allora, il supremo disprezzo nei confronti della grammatica. Allora, la grammatica è la gabbia che ti consente la libertà. Bello. Allora, se tu conosci molto bene la grammatica, puoi sfruttarne tutte le caratteristiche tanto da sembrare uno che non la usa. Io l'esempio che faccio sempre è Saramago, che nei suoi ultimi libri non usava la punteggiatura, ma non è che non la usava e dicevi, ma mica non ci ha messo le virgole. Era riuscito a trovare un modo di scrivere per cui le virgole, la punteggiatura non serviva. Ma questo perché? Perché conosceva molto bene la grammatica. E cercare di dire qualche cosa tenendo ferma una gabbia è una maniera per rendere quadrato il pensiero e per svilupparlo al meglio. Perché quando io trovo queste frasi che sono tutte circonvolute, significa che l'autore non aveva in mano la materia, non sapeva come esprimerla e quindi è andato a spasso cercando di mettere giù qualche cosa che lui nella sua testa sapeva che cos'era, ma non aveva i mezzi per mettere giù. Quindi la grammatica è importante, ma la grammatica non è che sia una cosa che è così strana. La grammatica è quella della terza elementare, non è che sia come il calcolo infinitesimale o robe di questo genere, analisi matematica che si impara all'università. La grammatica è quella della terza elementare. L'uso corretto dei verbi, l'uso corretto delle preposizioni, queste sconosciute. Le preposizioni sono una cosa che nessuno conosce. E la semplicità della frase, cioè se la grammatica viene applicata bene, la frase si semplifica, che non significa che si rende piatta, significa che tutto quello che ci metti dentro è utile e necessario e non c'è niente di più. L'ordine dei complementi, per questo, quando i complementi sono in ordine, la frase scorre liscia. E la punteggiatura interna alla frase ce n'è meno. Quando io dico la scrittura è un'arte in diminuendo, significa che bisogna togliere tutto quello che è inutile e anche una frase che è tutta scomposta e sconnessa e quindi sta in piedi perché tu a pezzettini gli metti le virgole per rappezzarla, se tu trovi il modo di raddrizzarla, anche queste virgole vanno via e la frase scorre liscia. E tanti pensano che fare questo lavoro significhi appiattire il discorso. In realtà, appiattire e fluire sono due cose diverse. Perché, per quanto sia bello un torrente, chiunque abbia provato a fare rafting sa quanto si fa male il culo, no? E la frase è la stessa cosa, è un torrente. Allora,
La navigazione più tranquilla permette di esprimere meglio i concetti. Ecco, questo è una cosa che mi fa arrabbiare perché io la dico sempre e non la ritrovo mai. Non la ritrovo mai. Ma io credo che un po' sia colpa del fatto che non viene insegnata bene, non lo so, perché a me viene naturale, ma io se penso al mio passato, questa cosa mi è stata inculcata fin dalle elementari, cioè il fatto che le frasi debbano essere costruite con un certo ordine, con un certo filologico, non è una cosa che ho studiato io e mi sono imposta io, è una cosa che ho imparato veramente alle elementari. Quindi credo che un po' sia colpa del fatto che non lo so, si prediligono determinati aspetti dell'espressività, ma il fatto che l'ordine sia fondamentale per una corretta espressività probabilmente non lo so, non interessa più, però insomma, l'ordine è fondamentale per tutto. Ma è fondamentale per scrivere, è fondamentale per la cucina, è fondamentale per andare in macchina, è fondamentale per qualsiasi cosa. La logica è sempre la stessa. Non ci sono logiche diverse per ambienti diversi, per situazioni diverse. La logica è sempre la stessa e va applicata. Va applicata. Se tu non guidi andando a zigzag per la strada, non vedo perché devi andare a zigzag quando scrivi una frase. Questo è fondamentalmente la cosa che mi fa veramente venire nervoso perché mi accorgo che anche semplicemente, cioè, mi capitano libri che tutto sommato sono scritti bene o anche editati bene, che soltanto raddrizzando le frasi, se sono 200 pagine all'inizio, dopo che ci sono passata io, sono 190. Quindi vuol dire che c'erano 10 pagine di cose inutili. E non è che il libro è cambiato o tolto dei pezzi, ho solo raddrizzato le frasi. Bene. Sì, no, lo metto pure io perché apposta quando mi hai editato i miei libri proprio ho alcune cose da tagliare, alcune cose da riaggiustare, infatti ammetto pure io gli sbagli che faccio, lo No, dico. ma allora tu hai una tua tendenza, un tuo difetto che è un difetto che molti autori hanno, che nel libro mettono tutto quello che gli passa per la testa, no? Che va benissimo per una prima stesura, mettici dentro tutto, per l'amor di Dio. Però poi bisogna imparare a vedere i piani, no? Allora, se tu metti, ecco, per esempio, è un'altra cosa, quello che io chiamo le mossette, no? È un po' diverso dal discorso che faceva Andrea, ma è un po' anche quello. Allora, quando uno fa delle cose, mentre parla, fa un sacco di cose. Perfetto, pacifico. Ma se io mentre scrivo, dico per esempio che adesso Maria Grazia mentre parla si gratta la. Ma al lettore che cacchio gliene frega? Nel senso che o quella cosa è importante, perché io mi gratto la testa e nel frattempo mi gratto un furuncolo, mi sanguina e quindi devo chiudere la diretta. Allora, se io devo raccontare questa cosa, allora è importante, ma altrimenti no. Perché poi una cosa che si dimentica sempre è che il libro non è fatto solo dall'autore, è fatto anche dal lettore. Se al lettore non gli fai fare niente, il lettore si rompe le scatole. Qual è la grandezza dei grandi autori del passato? Quella di farti immaginare. Ma come fanno a farti immaginare? Perché ci sono tante cose che non ti dicono, cioè. Che sei tu, lettore, che ti immagini, cioè tutto quello che sta dietro il personaggio è il lettore che lo tira fuori. E quindi questo, per esempio, è una cosa, i famosi dialoghi con i pezzi inseriti dentro che io di solito taglio via. Il discorso, invece, tornando ad Andrea, è che appunto lui riversa tutto quello che la sua immaginazione produce, lo riversa nel libro. Deve imparare a categorizzare quello che è importante per la storia e quello che
mentre lui pensava alla storia era importante per andare avanti a immaginarla, ma che non serve nel testo. Questa è una cosa che Andrea deve ancora imparare a fare, perché, ripeto, lui Sì, mette infatti, lo ammetto, infatti. quello che gli passa per la testa, però ecco, in una storia, quando tu immagini una storia, ci sono le cose che fanno parte della storia, quelle che tu ti sei immaginato che ti servono per andare avanti, quelle lì al lettore non interessano, sono cose tue, no? E quindi questa è la ragione per cui molte cose ti capita che te le taglio, no? Sì, Perché infatti. Infatti ti ringrazio sempre i consigli che mi dai, degli aggiustamenti ogni volta e ti ringrazio veramente proprio perché fai un bel lavoro. sì, ma cioè io quando faccio mai, questo è il lavoro fondamentale, l'editor non è nient'altro che un lettore. Io quando leggo da lettore, quando leggo un testo che edito, lasciamo perdere la grammatica, tutto quello che abbiamo detto prima, che è fondamentale e vitale, ma io quando leggo un testo mi dico da lettore, cioè, qui salto, cioè mi viene voglia di girare le pagine perché non mi interessano. Quando mi trovo in una situazione così, vuol dire che quella roba lì non serve, no? E io sono un lettore paziente, sono lettore, ci sono lettori molto più impazienti di me che girano le pagine molto prima. Però tutto quello che c'è nel libro, tutto deve essere fondamentale. Anche i cosiddetti riempitivi, nel senso che se io descrivo una cosa, quella descrizione deve essere fondamentale, anche se si tratta di descrivere le foglie di una pianta, significa che quella pianta, quel colore delle foglie per i protagonisti sono importanti. Altrimenti, se tu così, perché devi mettere qualcosa sulla pagina, ci metti la descrizione del colore delle piante, non ha senso, diventa allungare il brodo, no? Quindi quando si scrive qualche cosa bisogna sempre dirsi, ripeto, la prima stesura è un conto, stiamo già andando su un discorso un pochettino più avanzato, bisogna sempre dirsi, sì, ma questa cosa alla mia storia, che cosa gli dà? Girerà il lettore la pagina perché si è rotto le scatole? Perché effettivamente noi editor siamo questo, siamo lettori fondamentalmente, non siamo nient'altro. Serve cosa? Chi serve? Adesso ce lo facciamo spiegare. Chi è? Ah, Sì. questa è Ivana che guarda, buonasera. Buonasera pure a te, Ivana. Nel frattempo si finisce il CD e vediamo la Angela cosa chiede, cosa serve. Cosa serve? Vabbè. Ok. E Vai, Sera. comunque, io tanto che magari lei scrive che cosa, a cosa si riferiva la domanda, così magari rispondiamo. No, dicevo, questa è la cosa importante, no? E tra l'altro, paradossalmente, nel mio caso, è quello che mi ha fatto smettere di scrivere. Cioè, nel senso che sono diventata così concisa nella mia scrittura che alla fine non è rimasto niente. Ah, Ah, intanto è arrivato. Aggiungevo alla tua spiegazione. ecco, sì, ok, certo. E quindi sì, farsi la domanda serve è importante, è E poi c'è importante. il seguito, scusa se ti interrompo, che ha scritto se non serve la storia, non si scrive. No, ma in realtà tutto serve alla storia quando la si scrive, nella prima stesura, ma quando poi la storia si revisiona, perché prima che arrivi all'editor sarebbe bene che l'autore un tentativo di revisione lo facesse, no? Quando la si revisiona, bisogna proprio avere la forza critica di dire ma serve o no, non affezionarsi a quello che si è scritto, perché un altro problema grosso molto spesso è che l'autore è affezionato a quello che ha scritto. Ma cioè, il fatto di tagliare non significa che una cosa sia brutta o scritta male, significa che non serve in quella situazione lì. Magari, ecco, un consiglio che per esempio dava sempre a noi, la mia insegnante di scrittura creativa, era quella di dire,
magari tenetevi da parte i pezzi che tagliate, perché vi possono venire utili in un'altra situazione. Ecco, sul discorso del rileggere solo dopo 6 mesi, sì, questo lo dicono tutti, però io so per esperienza di autori che conosco, uno dei quali si chiama Rita Angelelli, quello che non c'è, che anche dopo un anno alle cose che ha scritto è talmente affezionata che se non arrivo io col macete, col cavolo che... Ma a me pure, guarda, io scrivo un libro, lo metto lì a parte anche 7-8 mesi, lo riprendo. Tante cose mi sfugge, penso che siano significative, non mi viene a tagliarle. Perché infatti il discorso del tempo che si fa e che è un modo di dire è relativo al fatto che si pensa che uno si dimentichi. In realtà io posso dire per esperienza che No, non è così, che non è così. lo confermo. L'autore non si dimentica quello che ha scritto, magari si può dimenticare qualche frasetta, ma un autore che magari ci ha sudato. Beh, meno male che c'è qualcuno così, ma ripeto, la mia esperienza dal punto di vista generale, insomma, ormai con qualche migliaio di libri editati, non è esattamente quella. Gli autori, la gran parte non si dimenticano e non riescono a distaccarsi dal testo, perché sempre tornando per esempio al discorso di Rita, quando guarda i testi di altri autori, è estremamente critica, estremamente analitica e becca perfettamente le cavolate. Nei suoi no. E quella è una questione di distacco, no? Mentre quando legge i testi di altri autori centra perfettamente il punto, nei suoi diventa cieca, sorda e muta. No, muta no. E non li vede, e io magari le dico: guarda, che quello che mi hai appena segnalato su questo testo è la stessa cosa che io ti ho contestato su un tuo testo. E la risposta normale è: ah sì? Quindi sì, non è tanto una questione di tempo, ma è di capacità di distacco, dal testo. Io credo che non, cioè, è una cosa che forse si può imparare, ma bisogna fare esercizio su se stessi. È arrivato Vedi? intanto un altro commento di Isabella Galeotti. È Quindi vero, si negli può. altri li vedo, nei miei no, verissimo. Infatti, perché noi siamo affezionati a quello che scriviamo, l'abbiamo partorito noi, è il nostro modo di pensare, il nostro elaborato, no? E quindi diventa difficile staccarsi, bisogna fare proprio un'opera di dicotomia. Noi siamo sempre genitori del nostro testo, invece bisogna diventare altro, no? Cioè, a un certo punto il testo diventa altro da sé, e quindi è una cosa che non tutti sono capaci di fare, però insomma bisognerebbe almeno cominciare a provarci, perché ripeto, prima di mandare un testo in editing, bisognerebbe almeno rileggerlo dopo un po'. Vabbè, gli errori di grammatica, le parole che si vedono, quello lo faccio anch'io, cioè nel senso i miei editor lo sanno, io quando intervengo su un testo, siccome oltretutto sono disgrafica, tendo a scrivere magari lettere invertite, errori di grammatica no, perché non ne faccio, ma scrivo lettere invertite, salto parole, eccetera, eccetera. Infatti, quando ci metto le mani io, bisogna sempre fare una bella caccia a refuso, e più sono intervenuta sul testo, più la caccia a refuso deve essere minuziosa, perché davvero scrivo le parole tronche e cose di questo genere. Ma è un problema, questo è un. E io rilego comunque prima di finire, ma. Sì, ma è perché l'occhio collega i punti. Dice, se leggo, li leggo giusti, perché l'occhio collega i punti. Il nostro cervello è abituato a formare le parole in un certo modo, per cui se sulla carta sono scritte male, ma noi sappiamo quello che dovrebbe essere la parola giusta, noi la leggiamo giusta, non ci sono santi che tengano. E ripeto, io poi appunto ho il problema di essere disgrafica, quindi inverto facilmente le lettere mentre scrivo, poi scrivo anche piuttosto in fretta, quindi il disastro è
è un disastro annunciato, ma è una questione però di refusi questo, non è una cosa completamente diversa da quella di cui parlavamo prima. Il refuso, appunto, sono problemi di dibattitura, parole tronche, parole che mancano, ma quello di cui parlavamo prima invece erano proprio intere parti di testo che l'autore dovrebbe imparare a capire se servono davvero oppure no. Per fare questo serve, oppure forme espressive che sono involute e che devono invece essere messe a posto. E che devono essere. Poi un altro problema grosso che si trova nei testi è quello degli idioletti. Gli idioletti sono quella cosa per cui nessuno di noi in realtà parla l'italiano standard. Ognuno di noi parla l'italiano, un italiano suo, che è dato dal dialetto di nascita, da dove vive, da piccole forme familiari. Che comprende modi di dire raccattati qui e là, eccetera, eccetera, no? Si chiama tecnicamente idioletto, e ci sono persone che però non sono in grado di distinguere. Allora, mentre nel parlato l'idioletto va benissimo perché è espressivo, è divertente, eccetera, eccetera, nella scrittura bisognerebbe, insomma, tranne in casi molto particolari, attenersi quanto più possibile all'italiano standard. Però ci sono persone che non sanno di parlare un idioletto. Per esempio, in un libro che stavo editando recentemente ho trovato questa meravigliosa espressione: non gli diede bado. E quando l'ho detto all'autore, mi è caduto dal pero, letteralmente, ma perché non si dice così? E no, non gli badò, non gli diede bado. No? Però lui nella sua famiglia l'hanno sempre detto così e lui era convinto che quello fosse italiano standard. Allora, se io mi metto con l'idioletto di casa mia, dove abbiamo dialetto bolognese, parole tedesche, parole inglesi, io che ho vissuto un po' in mezza Italia, quindi c'ho dentro napoletano, sardo, friulano, lombardo, eccetera, eccetera. Se mi metto a scrivere una roba così, cioè, me la capisco io e forse anche io un po', no? Però ecco, è così. Però io veramente nei testi molto spesso si trovano facilmente idioletti e nessuno se ne rende conto. Perché per esempio se ho l'autore marchigiano e l'editor marchigiano, vado tranquilla che l'idioletto marchigiano, che non è il dialetto ma queste forme miste di italiano e dialetto, io me lo trovo e nessuno... Ma nessuno fa un plissé. Va bene. Andrea. No, visto che dicevi il dialetto marchigiano, stavo pensando a una collega da lavoro durante la visita al lavoro, quando c'è avuto qualche anno fa la visita del lavoro con il dottore Maceratese, che secondo me è una che praticamente non ci sente proprio, e ha detto che c'ha problemi all'udito, gli prende le mani e dice: quale dito? Andate a dire. Questo è il medico del lavoro, eh. Il medico del lavoro, benissimo. Sì, siccome questa prende c'è l'auricolare, io ho detto: io ho problemi all'udito. Questo prende le mani e dice: a quale dito è andata a dire? Eh sì, sì. Sì, ma il problema è che queste cose qui poi si ritrovano negli scritti, perché io non vorrei vedere cosa scriveva questo medico nelle sue cartelle cliniche. Non lo so. Bellissimo. No, io Oh, invece ti abbiamo volevo fatto. chiedere, visto che un attimo prima Lidia mi diceva questa cosa, visto che prima dicevi all'inizio ho scritto racconti, qualche raccontino di fantascienza, qualcosa umoristico, ci hai mai pensato magari a pubblicare proprio un libro di questi racconti? Ma i racconti purtroppo non so più dove siano finiti, perché è roba che è andata persa in vari traslochi. E io ogni tanto comincio a scrivere qualcosa, poi mi scappa la pazienza. C'ho Unver, che ogni tanto mi stuzzica perché gli scriva qualche cosa per qualcuna delle sue infinite antologie. E il punto che sono arrivata più lontano è stata una pagina e mezza. Poi no, è proprio ormai è una questione di pigrizia la mia, quindi non. Capito.
Invece un libro proprio, a parte i primi piatti velocissimi, qualcosa sui secondi, così ci hai mai pensato di realizzarlo, No, magari in futuro? lo dicevo prima che sto pensando appunto di realizzare questo libro, non tanto sui secondi, perché i secondi sono sempre una cosa un po' più impegnativa. Quando sempre, se quanto appunto questi piatti unici, cioè non ho voglia di fare il libro di cucina. Di ricette impegnative. Ricette impegnative, se uno va sul mio blog ne trova quante ne vuole. Appena pubblicato, vabbè, Lidia è vegetariana, ma quella del riso e patate cozze che è venuta splendidamente. Poi quando sono stata quest'estate in Abruzzo in vacanza, poi quando sono tornata ho fatto la chitarra con le pallette a teramana che mi sono fatta io. Cioè, ricette impegnative ce ne sono, però siccome nei libri di cucina ci sono tanti libri di ricette impegnative, quindi insomma non mi sembra il caso, vorrei appunto continuare a fare ricette che siano comunque semplici, veloci, per chi ha poco tempo per cucinare, insomma, mi Capito. trovo No, visto che utile. dicevi poi del tuo blog, magari io perché tanto so come si chiama, magari ce lo vuoi dire a chi ci sta guardando, così se qualcuno vuole andarlo a leggere. Allora, il blog si chiama come il libro, La cucina di Ombra Luce, si chiama cucinaombraluce.blogspot.com e lì ci sono, siccome io le ricette le scrivo dopo aver cucinato, quindi tutte le ricette sono provate e possono, ripeto, l'unica cosa è il sale, perché ognuno di sale va per i fatti suoi. Io non lo metto proprio per la problemi a pressione, quindi. No, io non lo metto, non lo metto perché non mi piace la roba troppo salata. Preferisco. A me serve più chi mi cucina che le ricette. Ma abito a Berlino, sono un po' fuori mano. Trovati un maggiordomo, Angela, che ti cucina. Costano i maggiordomi. Eh sì, costano in maggiordomo. Grazie. No, io ecco, sì, scrivere appunto ormai credo di non avere proprio più voglia, però leggo come se non ci fosse un domani, quindi mi consolo così. Bene. Andrea, dimmi tu, basta? No, magari ci vuoi dire, visto che il tuo libro è di ricette, anche se siamo delle mezzanine, magari per dire dove si trova questo libro. Se ce la fai presente a chi ci sta guardando, se volesse questo libro di ricette. Lo si trova, vabbè, su tutti, si può ordinare in libreria tranquillamente, La cucina di Ombraluce, e lo si trova su tutti Amazon, IBS, eccetera, eccetera, oppure sul nostro negozio, negozio delle Mezzelane Casa Editrice, assieme a tanti altri fratelli e sorelle molto belli, perché noi cerchiamo di pubblicare roba di qualità e quindi può essere ordinato, arriva a casa e libro, chiaramente essendo un libro di cucina è soltanto in versione cartacea, mentre molti altri nostri libri sono anche in versione ebook, ma il libro di cucina, insomma, è meglio averlo su carta. E lo si trova appunto abbastanza facilmente. Devo dire che anche a Francoforte ne avevamo portato qualche copia e ha destato parecchio interesse, insomma, questo librino qua, perché poi la cucina italiana all'estero piace sempre, insomma. È vero. Io l'ho trovato a Torino quando ci siamo visti al salone. Ah sì, è Quando vero te che l'ho preso, tu quando l'hai ci siamo preso, visti a Torino. era appena uscito quando l'hai preso tu, sì. Sì, infatti, mi ricordo. Beh, devo dire che ne ho regalato una copia alla mia cognata tedesca, perché il fratello del mio compagno ha la sua compagna che è tedesca, che cucina, insomma, come tutti i tedeschi, un po' una frana. Devo dire che anche lei si è abbastanza appassionata, perché sono cose semplici e quindi Vero. mi ha fatto piacere, insomma. Bene. Hai altro da dire te, Lidia? Vabbè, io sono di parte perché c'è la stima, c'è l'affetto per Maria Grazia, per cui però ogni volta che c'è una diretta o che ascolto, o che vedo che sono in diretta, per me queste sono lezioni preziosissime.
Sì, infatti, i consigli che ha dato sono molto utili. Veramente. Diciamo che sono di parte, io basta. parlo da scrittore, perché tanto faccio brodo di tutto quello che mi viene detto. Poi magari quando devo scrivere qualcosa mi sfugge, qualcosa mi scordo, capita, Vabbè, lo insomma, ammetto, come detto. ognuno fa del suo meglio, che è sempre, che Sì. non sembra, ma è già tanto. Fare del proprio meglio sempre è la cosa più importante. Sì, io raccatto tutto, poi sai, qua e là, Sì. raccatto un po' di tutto perché sono molto curiosa, leggo molto, ascolto molto e quindi poi ho costituito, diciamo, nella mia zucca, un bagaglio di informazioni, di esperienze che trovo, non perché sono le mie, ma trovo che tutti dovrebbero costruirsi un bagaglio di esperienze allargando sempre di più i propri orizzonti, cioè non limitandosi a un interesse. Ma cercando proprio di essere curiosi di tutto, no? Perché essere curiosi di tutto è un po' quel famoso detto impara l'arte, mettila da parte, no? Quindi essere curiosi di tutto, quindi imparare, avere un bagaglio di tantissime cose, non sai mai quando ti serviranno e poi oltretutto ti aiuta a comprendere meglio il mondo e a non essere un po', sì, la pagliuzza in balia degli eventi, insomma, avere una bussola che ti guidi, perché già insomma, i tempi sono piuttosto agitati e quindi sapere, insomma, grosso modo, perché completamente è difficile, grosso modo distinguere il vero dal falso. E chi fa il tuo bene da chi invece cerca semplicemente di sfruttarti. Vabbè, questo è corollario morale, io non sono molto per la morale, ma mi è venuta così. Capito. Va Salutiamo bene. Ok. Oh. tutti, Grazie a te, Mari, grazie. grazie. Sarebbe bello magari un'altra volta, lo dico anche con voi presenti, proprio averti risolto i puntati, magari per qualche nozione, qualche dritta. Sarebbe una cosa curiosa a riospitarti. Va bene, adesso vediamo. Se io poi alla sera il Sì, problema tanto vediamo anche con Lidia, vediamo te poi non come sei messa. ho Magari sarebbe una cosa problema carina alla sera, parlare fondamentalmente proprio di queste cose. la scuola con le galline. Perché io Poi, questo quando vorrai ritornare, lui ci fa sempre piacere. Tanto siamo sempre qua, o il mercoledì o il venerdì. Mercoledì con una coppia di lettori e il ragazza venerdì mi con porto Lidia. Quindi. solo a letto, perché io di solito verso le 8:30, 9 mi imbrando col mio Kindle e arrivederci, grazie. Capito. Va bene. Sì, intanto ti ringraziamo di essere stata qui Grazie con noi. molto, Ringraziamo anche. ringrazio anche quelli che ci hanno ascoltato, è stato veramente un piacere. Accattatevi il librillo. Grazie ragazzi. Grazie. Ti ringrazio a tutti Grazie quanti e io sarò di nuovo qui per chi mi verrà a vedere mercoledì. Quindi detto ciò, vi saluto, vi auguro una buona serata e la buona notte a tutti. E vi saluto ancora. Ciao a Ciao, tutti. Ciao. buonanotte. 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 Ciao.